Coltivare il processo di integrazione in un territorio tradizionalmente fertile, feudo di accoglienza ed ospitalità per lo straniero. Così l'arcivescovo di Catanzaro, Vincenzo Bertolone, durante la cerimonia di inaugurazione del centro d'accoglienza L'Approdo nel comune di Girifalco. La manifestazione si è sviluppata in due momenti: il dibattito nella sala consiliare e la benedizione con il taglio del nastro nei locali dello SPRAR. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto Luisa Latella, l'arcivescovo Vincenzo Bertolone, Piero Puglisi, presidente della Fondazione Città Solidale, il presidente della provincia Enzo Bruno e Giovanni Manoccio, delegato all'immigrazione per la regione Calabria. I lavori sono stati moderati dal giornalista Ugo Flore e sono iniziati con i saluti del sindaco Pietrantonio Cristoforo, il quale ha ripercorso le fasi salienti dell'iter che ha portato alla costituzione dello SPRAR. Sì, finalmente dopo tante situazioni un po' ambigue siamo arrivati alla fine a poter dare questa struttura a persone che effettivamente ne hanno bisogno e la necessità. È dal 24 di agosto che abbiamo 15 ospiti, 15 ospiti ben accolti, ben integrati. Entrato nel merito delle attività del centro Padre Piero Puglisi, che riprendendo il messaggio di Papa Francesco ha parlato del vero senso dell'accoglienza definita come la dimensione intorno alla quale si gioca la nostra condizione di essere umano. Sì, in realtà i primi ospiti sono arrivati lo scorso 24 agosto. Abbiamo aspettato che fosse una presenza più nutrita e più numerosa. Oggi sono al completo e la comunità può accogliere 16 profughi o richiedenti asilo e oggi con un momento di inaugurazione ufficiale, diciamo che abbiamo benedetto insieme a Sua Eccellenza l'Arcivescovo questo cammino, questa esperienza perché sia duratura nel tempo, ma soprattutto perché porti frutti di bene, di vita nuova per questi fratelli, per queste persone che accogliamo. Girifalco rende la nostra provincia più avanzata, ha sottolineato il presidente della provincia Bruno. Dimostrare che sempre di più la Calabria, le regioni meridionali sono quelle che sono la frontiera di questo dramma umano che è il dramma dei migranti. Perché l'esistenza sia felice è necessario sapere tenere insieme e armonizzare realtà diverse. Non provarci significherebbe rinunciare all'amore. Girifalco non ci ha rinunciato. Per questo merita il nostro applauso, ha affermato Monsignor Vincenzo Bertolone. Di sentirsi felice di questa bella pagina di storia che hanno iniziato a scrivere, ne resteranno contenti. Sicuramente gli ospiti che transiteranno di qua saranno motivo di gioia, per loro non di preoccupazione. Se il loro, ecco, l'amore riusciranno a testimoniarlo, a metterlo a disposizione, come già hanno fatto in questi giorni.